Buongiorno cicloviaggiatori, eravamo così stanchi ieri sera che abbiamo tirato tutta notte fino stamattina alle 6 e anche oggi c'è il sole che illumina la tenda, anche se è un po' umida a dir la verità perché siamo vicini a un fiume. Ieri sera è stato un po' problematico trovare posto, però alla fine dai, non è andata poi così male su questo sterrato fuori dalla borgata. E oggi procederemo in direzione di Matera, che oggi raggiungiamo sicuramente. E siamo ai piedi di Ferrandina, un altro bel borgo, però non so se saliremo perché dopo l'esperienza di ieri a Pisticci, una salita pazzesca a oltre il 20% di pendenza, oggi non so se abbiamo voglia di rischiare. Quindi buona giornata a tutti! Ci vediamo dopo! La giornata è iniziata davvero male, abbiamo fatto 10 km nella zona industriale di Ferrandina per cercare di evitare di dover salire nel paese che è 400 metri sopra il nostro livello, ma non abbiamo trovato una strada decente per poterlo fare. E quindi adesso siamo in salita, dopo aver buttato praticamente via un'ora, ricominciamo la giornata, resettiamo la giornata, ricominciamo e partiamo e saliamo a Ferrandina. Arrivati a Ferrandina, salita tosta, abbastanza tosta, oggi sarà una giornata lunga e faticosa. Questa è la beffa finale di questa giornata, che è iniziata male e sta finendo peggio. Doveva esserci un ponte qua che ci permetteva di arrivare sull'altra sponda del Basento e invece il ponte non c'è, portato via probabilmente da una piena, e quindi noi adesso non sappiamo più cosa fare. Dovremo tornare e buttarci sulla strada trafficata, c'è una galleria tra il resto. Un disastro ragazzi, un disastro. Non sappiamo più cosa fare, adesso vabbè, insomma, vediamo di trovare un'alternativa, non so se riusciremo a passare a guadare questo torrente, questo fiume. Niente, il fiume è decisamente troppo alto per essere guadato, poi non sappiamo al di là cosa ci sia, se c'è una strada percorribile o meno, e quindi cerchiamo una quarta o quinta alternativa, non so, ho perso il conto oggi. Andiamo verso Grottole, allungheremo la strada di una quindicina di chilometri, non arriveremo probabilmente oggi a Matera, arriveremo domani mattina. Però almeno evitiamo il casino, il traffico della strada che porta a Matera, la strada principale. Qui c'è una stanga, si entra in proprietà privata, ma per oggi è il meno che ci può succedere. Speriamo di non disturbare nessuno e di riuscire a uscire dall'altra parte. Adesso richiudiamo la stanga. Ultimo ostacolo. Aiutaci, Leo. Nala è piena di zecche, quindi Vera è in panico, nel panico. L'ultimo ostacolo comunque verso una strada pseudo normale, spero, era questa sbarra. Adesso dovremo riuscire a percorrere una strada semi asfaltata o asfaltata verso Grottole e poi ricongiungerci alla nostra idea di traccia verso Matera. Tutto questo probabilmente domani. Per ora godiamoci il ritrovato asfalto, non è stato male in realtà fare questo trail e poi vedremo. Dopo birretta e pizzetta ci è tornata la voglia di pedalare e quindi mancano 30 km a Matera, sono le 5 del pomeriggio, vediamo se riusciamo a raggiungerla, anche se c'è un bel po' di su e giù qua per arrivarci. Comunque ci proviamo, poi al limite ci fermeremo da qualche parte, non è un problema. Temporalone qua, mio amico, ma abbiamo deciso di fermarci, abbiamo trovato
calma, arriveremo a terra, mancano una ventina di chilometri. Però ci godiamo il paesino che è davvero carino. Buongiorno cicloviaggiatori, allora dopo una giornata di ieri un po' così, dove abbiamo fatto tanti chilometri un po' a vuoto, ci siamo rintanati da un temporale imminente in campagna. Aspettate che mi metto al sole così mi vedete un po' meglio. E dicevo, e adesso ripartiamo da questa casetta in campagna, che però sarà a 3 km da dove eravamo ieri, e contiamo di arrivare a Matera. Oggi mancano 20-25 km, zigzagheremo un po' per andare a vedere delle chiese rupestri, ma oggi è d'obbligo raggiungere Matera. Arrivati a Miglionico per la seconda volta, ieri abbiamo solo intravisto perché ci ha colto il temporale, adesso andiamo a fare colazione e a esplorare un po' il paesino che sembrava davvero carino ieri sera. E adesso via verso Matera! Era ora, eh! A ci picchia! Vai! Abbiamo appena lasciato Miglionico, un paesino della provincia di Matera, a circa 20 km dal capoluogo, e è famoso questo paese perché si trova il castello del Malconsiglio, che è qua alle nostre spalle. E all'interno di questo maniero si è tenuta la congiura dei baroni contro il re Ferdinando I di Napoli. Quindi è un pezzo importante della storia italiana. E dopo l'incontro con i due cucciolotti che erano lì in mezzo alla strada, in realtà erano in una vecchia casa cantoniera, e c'era anche un po' di cibo, infatti erano ben pasciuti, belli in forma. Comunque siamo scappati perché ci inseguivano e adesso ripartiamo sempre verso Matera, cercando di seguire quella che almeno ci hanno detto essere l'Appia Antica. Tocchiamo il punto più basso di questa tappa attraversando il fiume Bradano, che ha creato un piccolo canyon nella vallata che scende da Matera, e adesso si risalirà dolcemente, spero perlomeno. E con molta flemma ci stiamo avvicinando a Matera. Questo alle mie spalle è già il parco della Murgia Materana, là in fondo si vede probabilmente quella che è una chiesa rupestre, e a noi mancano 4-5 km, ce la siamo presa davvero comoda, anche perché il paesaggio meritava tutte le soste del caso. Siamo arrivati all'agriturismo Pantaleone, quindi a Matera. Questa è un'area camper, però ci danno la possibilità di piazzare anche la tenda e va benissimo a noi. È la prima volta praticamente che stiamo in un pseudo campeggio ufficiale, finora era stato tutto campeggio libero per noi, e quindi è un'esperienza nuova per questo viaggio, per questo Nocturnal Journey. E niente, staremo qua probabilmente 3 giorni, vero? Sta già iniziando a montare la tenda, io vado a fare il check-in, torno dopo
e ci vediamo un po' Matera, ci vediamo un po' i dintorni e poi ripartiremo. Siamo arrivati a Matera dopo aver attraversato l'Italia, così come avevamo fatto nel 2014 attraverso gli Appennini. Matera ha subito una trasformazione pazzesca dagli anni 50, quando venne definita vergogna nazionale da De Gasperi o comunque dal governo dell'epoca, al 93 quando è entrata nell'UNESCO ed oggi appunto città della cultura. Questo alle mie spalle è il Sasso Caveoso, in cima si vede il Duomo e dall'altro lato andremo a vedere anche il Sasso Barisano. Matera si trova su un pendio calcareo a 150 metri sopra il torrente Gravina. La difficoltà dell'approvvigionamento dell'acqua è sempre stato un problema per gli abitanti, finché non è stato escogitato un sistema di canalizzazione che permetteva attraverso queste palombare di raccogliere l'acqua e quindi anche utilizzarla a livello domestico nei sassi. Matera e la zona circostante fanno parte del Parco della Murgia Materana e al suo interno sono conservate più di 150 chiese rupestri, molte delle quali visitabili, altre invece no, se non con la guida. Ci sono tantissimi trekking fattibili e un abitante di questi rioni, di questi sassi, è il falco grillaio, che qui nidifica, e a Matera c'è una delle colonie più grandi di tutta Italia.